Buonasera inutili, eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte, il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con le mummie e i suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. Questo è vero. Come cazzo ci godo? Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello, partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi. Sì. Oh. Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia, il ponte sullo stretto fra fattibilità e minchiate. Ah. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. È vero, vero. No. Ma in tou culo di Elon Muschio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata. Bene, dopo questo breve sommario andiamo immediatamente al documentario di oggi, dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante. Il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione. Grazie. Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis però è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Molto. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare. Eccolo. Eccolo. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noesis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito. Ma poi russa male, sai che russa male. Quest'estate il rumore del mare, no, è continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84 scarburatissima. Sentire sto facocio. Brutto. Porca troia, che bestia di merda. Ma no. Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noesis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco. Sono passato dall'altra parte dell'isola. Ma io vorrei dormire, io lo sto dicendo a te. Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete. No. E vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. Sento anche. E nell'assoluto menefreghismo, il Noesis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat. Ti abbandono. Cazzo, che vichingo sto Noesis. Altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente. Peccato. Oppure peccato. No. Beh, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre e solo fanculo poveri. Perché? È pieno, lui è pieno, è pieno.
Perché?